Ok, oggi è 19 giugno 2019, siamo a Colle, che è una frazioncina di Montemonaco, sui Monti Sibillini, vicino al quadro del fronte. Qui è stato il famoso terremoto di 2 anni fa, come vedete le case sono tutte legate con i travi, il paese sembra abbandonato. Andiamo in direzione del Monte Torrone e il Sasso d'Andrea, sui Monti Sibillini, quello lassù. È il Pizzo di Pedale, dietro lì c'è il Monte Vettore. La nostra cresta è quella là sopra. Ok, adesso passiamo qui dentro il paese. Questa è la fontana del paese. Acqua freschissima, c'è Silvia che beve. Questo è il sentiero che parte da qui, dal centro del paese, e si infila dentro qua. E andiamo a prendere il santo sentiero, via. C'è la desolazione qua proprio. Ok. Eh sì, sono cascata altra roba, cascata. Abbiamo trovato una cascatella lungo il percorso, che bella. Anche un nome, non mi ricordo come si chiamava. Sì. Dell'Orinale. Dello? Si chiama il Fosso dell'Orinale. Fosso dell'Orinale. Una cosa del genere, vabbè, via. Ci fidiamo, dai! Ok, continuiamo. Questa è la cascatina. Tra poco troviamo pure una chiesa, ma vediamo, via. Ok, ciao. Ok, abbiamo lasciato il sentiero. Adesso abbiamo preso questa strada sterrata che porta alla chiesa di Santa Maria in Pantano. Santa Maria in Pantano. E se non sbaglio, quella che vedo qui è la fonte del pastore. Eh sì. Che adesso andiamo a bere d'acqua. È buona? Sì, queste sono tutte. Qui adesso incontriamo prima la fonte del pastore, sì. E poi la chiesa di Santa Maria, sperando che il terremoto non l'ha buttata giù. No, è tutta puntellata. Ok, ora andiamo a vedere. E adesso la mia sacca è piena. Ed eccola qua, questa è la fonte del pastore. Beh, sempre buono per ritorno, eh? Sì, al ritorno. Fonte del pastore, sembra che l'acqua sia potabile. Sentiero G, ma che è un 6 o un G quel sentiero lì? Mi sembra una G. Sentiero G. Guarda l'orchidea selvatica. Chiesa di Santa Maria in Pantano, sopra là, tocca solo lì. Stiamo camminando dentro una pineta bellissima. Stupenda, fresca da paura. Ah, qui dentro poi la temperatura, senti quanto c'è stata la temperatura qui, tanto. Uno spettacolo. Sempre diretti verso la chiesa di Santa Maria, che la danno a 5-6 minuti da qua. Questa è la pineta, che è bellissima. Se ascolti in silenzio non sono gli uccellini, senti. Siamo a Santa Maria in Pantano, o perlomeno quello che rimane della chiesa di Santa Maria in Pantano. È stata messa in sicurezza, ma purtroppo ci è rimasto ben poco. La ricostruiscono però, eh? Penso di sì, però queste sono cose che vanno. A parte la roba della chiesa vanno subito queste, senza tanta roba della chiesa. Però è un peccato. Mamma mia. Che guarda. Chiesa di Santa Maria in Pantano. Del secolo XI, giusto? Un po', ne vanno quasi 1000. È una delle chiese rurali più antiche del Piceno, prima del 780. Insieme a quella di Santa Maria dell'Avide, se si considera che in zona in direzione di Colle e Galluccio esisteva un'altra chiesa, ora scomparsa, che era San Michele in Furibus. Si può comprendere l'importanza che dovette avere il territorio di Montecalo nel passato. Questo gran fiorio di chiesa. Sì, certo, sicuramente la ricostruiranno. A norma, però non è più la chiesa di una volta. È virato pure qua il cane. Sì, beh certo, il cane è virato proprio sui Sibillini proprio. Ecco. Ecco che dovevo prendere il cappello in macchina. Due ce n'ho in macchina, hai visto? Sì, è un'ora che stiamo camminando, in questo momento è un'ora. Siamo per uscire sui prati e vi assicuro che fa un caldo pazzesco. Umido. Bestia, sì. Qui sotto al bosco si appannano gli occhiali da sole, si appannano. Sono sudato come un maiale.
non c'è un filo d'aria. Speriamo che appena usciamo fuori, che stiamo per uscire, ecco là sui prati si vedono. E chi qua è prati? E da qui si esce. Da qui stiamo sui prati. E che poi è bello perché c'è quel lungo traverso che ci porta sulla cresta del torrone e da lì in poi, vum! Andiamo pure al banditello? Al ritorno. Al ritorno, se ce va, si fa il banditello. Certo, perché? Prima noi facciamo quello che ci interessa, ok. Macchine. Certo. Lasciavano una qua. Eccoci qua, siamo usciti sui prati di quota. Siamo usciti in quota, adesso da qui in poi è tutto aperto, tutto sotto il sole, tira un po' di vento, lo senti? No. Non tanto, ma tira. Qualcosa per rinfrescarti ci sta. Che lago è quello laggiù? Dovrebbe essere Fiastra, no? Ah, lago di Fiastra? Gran Sasso, eccolo là, quella laga. E questo è il coso, sempre lui, il pizzo di predare. Continua la salita sul sentiero, qualche segno ogni tanto c'è, abbastanza evidente, anche quando passa in mezzo al prato era evidente il sentiero, comunque, anche se non c'erano segni. Guarda quel sasso là sopra a te, come ha fatto a rimanere là sopra dopo il terremoto, guarda, quanto è grosso, quel masso lassù. Porca miseria, si veniva giù quello. Però arrivava dentro al paese dei colle e sbracava tutto. Se non ci pensava al terremoto, ci pensava. È demolito. Guarda là che roba, che è. Sembra che sta proprio in bilico, vedi? Grosso. Ok. Ecco Silvia sul sentiero sottostante che risale il vallone. E mo c'è da salire, Mo dobbiamo arrivare su quella sella lassù. Dobbiamo puntare quella sella lassù, sicuramente, quella là è. Verso che va verso il torrone e l'André, verso gli stazzi, dovrebbero stare qui sopra gli stazzi, che da qui non si vedono, quindi stanno ancora dietro sta collinetta. Eccoci qua, siamo arrivati, guardate, qui siamo nella valle dei massi giganti, ne so uno, due, parecchi, ne so 5-6, questo è gigantesco. Dice, guarda, devi passare per forza accanto a quel sasso gigante, se non ci passate vuol dire che sei sul sentiero sbagliato. Adesso Silvia ci spiega che masso è questo. Ma come si chiama? Un masso, secondo me, tra virgolette, pudding, cioè un agglomerato di diversi materiali dovuti allo sollevamento e successivo, credo, srotolamento nelle varie ere glaciali, e quindi ha inglobato materiale ammonitico, materiale calcareo, quindi le diverse aree geologiche. Camisella, è bello però, eh? Eh sì, credo. Questi li trovi, io li ho visti simili anche, pensa, a Vasto, a Punta d'Erci, di altro materiale, però sempre così. Ok, grazie per la spiegazione. Ma spero che sia corretta al 100%. Vabbè, noi facciamo che sia corretta. Ok, siamo arrivati alla seconda fonte, quella che sta più alta in quota. C'è acqua? No. C'è acqua? No, non credo. E non sappiamo il nome, cioè, sapevamo, ci siamo dimenticati. Non ricordo, ma... Manco io. Solo quella del pastore era quella prima, giusto? Questa? Non mi ricordo manco io, sapevo il nome, ma l'ho dimenticato io. Vabbè, comunque è asciutta, c'è una certa ralla, c'è sta sopra la fontana. Bella comunque. Ma qui. E pensate che a 50 metri da qui c'è la cascata, perché c'è stato il rumore dell'acqua fortissimo, quindi c'è una cascata. Sopra ci sarà la chiusa, vedi là, c'è quello coso di legno. Ah, il cartello passa qui, vedi? Ah, quello per il vettore da qui, vedi? Il vettore va qua. Cioè. E noi invece? Noi in mezzo a quei due massi là. Ok. Ok. Siamo quasi alla sella tra il banditello e. È la cresta che va sul torrone Sasso d'André. Siamo sopra lo stazzo, che è quello qui sotto, un po' messo maluccio, via. Potrà stare anche peggio. Qui naturalmente erba alta, il sentiero praticamente è scomparso. Andiamo più che altro a culo. Sì, un po' schiacciata l'erba, ma non è così evidentissimo. Ora moriamo a questa sella qui sopra. Quella dovrebbe essere o quella, sta più dietro, insomma, vabbè, siamo quasi alla sella, sta a nuvolare. Continua la
Com'è dura la salita. Beh, guarda. Sa fa un giro più largo, però si fa salire sì. Più dolcemente, ma si allunga una cifra comunque. Sinceramente, beh no, allunghi una cifra. Sì, perché fa bei curvoni fa. Ma camminiamo di più. Questo si fiori bianchi, come si chiamano? È pieno. Come si chiamano? Aspotelo. Sì. Belli, quanti ce ne stanno? Dall'altra parte ce n'erano molti di più. Eccola, da qua siete tutti quanti, laggiù, bianchi bianchi. Quella è la nostra sella, dobbiamo raggiungerla su, poi prende sta cresta, falla tutta quanta. Dovrebbe essere quello il torrone, se non è quello sta lì dietro e subito dopo c'è il... No, c'è il D'André e subito dopo il torrone. Gerani, ok. Eccoci arrivati con fatica alla sella tra il monte sul Sasso d'André che sta qui sopra, che noi andremo a fare presto seguendo questa cresta, e il monte Banditello, che è quello davanti a noi, che se dopo aver fatto torrone e D'André ce va, ma soprattutto se non piove possiamo anche farci una scappata, ma tutto questo dopo, quindi non lo so. Adesso come adesso no, te lo dico subito, ma né dopo te lo dico, non lo so. Adesso andiamo a fare le due vette da 2000 metri. Ma che panorama. Dai, che nuvole un'ora si è messo sul Banditello, va. I cittadini per le nuvole sono speciali. Invece guarda giù al lago di Fiastra. Sei il lago di Fiastra, eh? Sì, è Fiastra. Fiastra allora dici. Ok. Eccoci sulla cresta. Io al Banditello qua. Sì. Tutto il giro sono riscesi qua. Sì, da sotto sono riscesi. E da 14 ore. Mamma mia, sono matti. Eccoci via sulla cresta del Sasso d'André. Sasso di Andrea. Il Sasso di Andrea che i locali questo chiamano Sasso d'André. Lo dedico a mio figlio che si chiama Andrea. Andrea, perfetto. Quindi è una salita per lui. È una salita per lui. Che però fai te? Ah, salita. Eccolo qui davanti a noi, il Sasso d'André, e alla destra c'è il Monte Torrone. Quindi andiamoci a prendere questi due, piano piano. Lassù c'è anche il vettore, in questo momento avvolto nelle nuvole. Vabbè, ok. Facciamo un pezzo di sentiero insieme a Silvia, così la seguiamo. Stavo a sentire un po' la schiena. E la schiena fa male a tutti. Noi poveri montanari, ginocchia, schiena, polpacci, vabbè chi più ce n'è più ne metta. Io fisioterapista, che vede su Facebook quello che faccio, no? Ogni tanto mi manda un messaggio, mo torna giù. Mo torna giù. Se prima pagavi 100, mo ti faccio pagare 200. Ecco il trigonometrico della vetta del Sasso di André. Sì, scancellato. Poi è scritto anche su questa pietra, ma si è cancellato. Sasso di André. 2100 metri. E ecco Silvia che arriva sulla vetta. È una vetta che a lei mancava, non ha mai fatto. Per me è una replica. Per lei è la prima volta. Inedita. Inedita, come dice Riccardo, inedita. Riccardo, che salutiamo. Salutiamo Riccardo. Ciao Riccardo. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Eccoci qua, Silvia sulla vetta del Sasso di André. E poi davanti andiamo a questa qui di fronte che è il Monte Torrone che è 2117, 7 metri più alto. Questa, scendiamo questa selletta, risalimo, un quarto d'ora. Sta venendo. Io lascio lo zaino qui. Sì, qui questo sì, chi via rubassero. Io me lo porto perché io lo zaino per me è come la seconda pelle, sta sempre attaccato addosso a me. Come diceva Messner, che io nel mio zaino porto tutti i miei affetti, tutte queste cose così, io mi ricordo com'era, però ce le porto veramente di tutto dentro lo zaino. Ok, ok, adesso dal Sasso di André, 2100 metri, stiamo scendendo sotto questa selletta piccoletta, risalire di fronte qui, quello speroncino che si vede là, il Monte Torrone. Ci vorranno circa 15 minuti di arrivarci, che è 2117, 17 metri più alto del D'André. Vabbè, ok, scendiamo giù. Ecco la Silvia sulla seconda vetta della giornata, che è il Monte Torrone a 2117 metri. Prima siamo scesi da lì, siamo scesi dalla cima del Sasso d'André, fino a qui ci siamo messi un quarto d'ora, siamo magnati via.
a quest'altra vetta. Monte Torrone, 2117 metri. Vuoi un Condorelli o uno Sperrari? Venga, venga, come te pare. Eccola. E sale 234 vette, su per giù. Sì, per me anche il torrone era una vetta che avevo già fatto, quindi inedita. Per lei inedita, per me era già fatta, io l'avevo fatta 5-6 anni fa. Ok, anche il Monte Torrone è fatto, via. Eccoci in discesa dal Sasso d'André, siamo sulla cresta del torrone, la cresta del D'André. Sì, infatti, perché il torrone sta la cresta del torrone, diciamo che è quella che sale sul vettore, quella è la cresta del torrone e questa è la cresta del D'André, che poi ricongiunge D'André e Banditello. Ma è bella questa, eh? Sì. È verdissima, il verde del Civino. Lo vedo da qua il lago, non so se... Questa non è, c'ha lo zoom questa qua. Questa è un'action cam senza zoom. Ecco il Banditello. Tutto il percorso di cresta, che è uno spettacolo, guarda qui che roba, tiè. Ancora tutta sta cresta dobbiamo percorrere. Ora sto pezzo di cresta scende giù sotto alla sella. Eccoci qua. Siamo quasi di nuovo al rifugio La Puzza. Allo Stazzo, vabbè. Siamo allo Stazzo. Il colore predominante qui è il verde. Verde. C'è solo verde, c'è. Bello, bello, bello davvero. Non me l'aspettavo. Mi è piaciuta questa parte. Molto. Quindi. Ecco laggiù il lago. Il sentiero ricomincia da qua. Ok, siamo sopra lo Stazzo. Oddio, stava andando a lungo, in discesa. Per questo sentiero che ormai è sparito in mezzo l'erba. Stava andando a lungo. E si è girato il piede. Questo è il sentiero suo, solo che si è ricoperto un po' d'erba e... Niente, tocca camminarci in mezzo così. Ogni tanto c'è poi che si vede un pezzo dove non cresce l'erba. Sotto c'è lo stazzetto e ci stiamo riavviando verso il paese di Colle. Eccolo laggiù, è il paese di Colle. Ok. Eccoci qua, siamo in mezzo ai prati, stiamo riscendendo verso Colle. Guarda quel bellissimo rifugio là, rifugietto là, carino, sì. Guardano. E io dico, poi non dormi qua, ma come fanno a dormire? Credo che entro una quarantina di minuti dovremmo stare la macchina. Ormai diciamo il più è fatto, e nemmeno sta in comunità. Abbiamo mangiato i torroncini. Ok, torroncini e D'André. Condorelli. E abbiamo capito. Vai, guarda! Guardate qua che è più basso! Ah, proprio in mezzo passi! Adesso le metti in mutande con mezzo e vai! Bellissimo, ma va! Freschissima soprattutto! Ed eccoci arrivati a Colle dopo 7 ore e 50 minuti, di cui 14 km e mezzo in 7 ore e 50 minuti. Abbiamo fatto la vetta del Monte Torrone e del Sasso d'André. Benissimo, siamo arrivati al paese di Colle, rimanendo i bastoncini che sono i lunghi. Ok, eccoci qua. Perfetto.
Ok, ci vediamo alla prossima.